Un incidente di moto, la sua passione, lo strappò alla vita a soli 33 anni l'11 settembre 1968, ma il suo genio artistico continua a vivere attraverso le tante opere in ricordo di chi non lo ha dimenticato. Stiamo parlando di Pino Pascali, nato a Polignano a Mare, esponente tra i più apprezzati dell'arte contemporanea, che nonostante una carriera vissuta quasi completamente a Roma, non ha mai abbandonato le sue radici pugliesi. Nella cittadina barese, la Fondazione Museo a lui dedicata ora ha anche una nuova casa, grande emozione soprattutto per la direttrice del museo, Rosalba Branà. Apriamo l'unico museo di arte contemporanea in Puglia nel nome di Pino Pascali, che è il più grande artista pugliese del Novecento italiano. Quindi è una casa, diventa una casa per tutti gli artisti pugliesi. Questa mostra è aperta fino al 26 agosto. All'inaugurazione anche il governatore Nichi Vendola. La Puglia non solo deve promuovere i propri talenti, ma deve mettersi in relazione con il mondo. Vogliamo che l'arte contemporanea raggiunga la Puglia e Pino Pascali ci aiuta molto, perché nel cuore degli anni 60 ha rappresentato una delle espressioni più mature, più alte e più coraggiose di quella ricerca che era anche, diciamo, una ricerca generazionale, ricerca di bellezza, ricerca di senso, ricerca di futuro. E bisogna essere molto orgogliosi di questa, diciamo, Polignano che non solo mette in mostra la propria bellezza, ma sa essere punto di riferimento per l'arte contemporanea.